e C750 Aperture e Scarichi è il software di Edilclima che permette di determinare le dimensioni delle aperture di areazione e ventilazione del locale di installazione dell'apparecchio termico e il posizionamento e l'altezza dell'eventuale comignolo del sistema di scarico fumi. Il software è utilizzabile per impianti a gas di qualsiasi potenzialità, per impianti a biocombustibile solido di portata termica non maggiore di 35 kW e per apparecchi di cottura di uso domestico. Nella maschera dati generali è possibile inserire i dati identificativi del committente e i dati del progetto. Nella stessa maschera è possibile indicare se nel progetto si intende determinare le dimensioni delle aperture di areazione e ventilazione, le caratteristiche dell'evacuazione fumi oppure entrambe. Nella maschera apparecchi occorre indicare quali sono gli apparecchi presenti nel locale oggetto di verifica, ad esempio un apparecchio di cottura e una caldaia di tipo C. Per l'apparecchio di cottura è necessario indicare la portata termica, il tipo di combustibile e l'eventuale presenza di un dispositivo di sorveglianza di fiamma. Occorre anche caratterizzare la tipologia di reazione presente, scegliendo tra le possibilità fornite dal software. Indicando ad esempio K aspirante elettrica, occorre anche indicare la portata oraria massima del ventilatore installato. Il software evidenzia immediatamente se la portata indicata è sufficiente. Per l'apparecchio di tipo C è necessario indicare la portata termica, il tipo di combustibile e di apparecchio e la tipologia del tiraggio, naturale o forzato. Selezionando la scheda Prescrizioni è possibile visualizzare le principali prescrizioni relative agli apparecchi installati. Nella maschera Aperture occorre caratterizzare sia l'apertura di ventilazione che quella di areazione. Per l'apertura di ventilazione occorre scegliere la tipologia, sulla base della quale il software calcola la superficie minima in base alla norma di riferimento. L'utente può scegliere la forma dell'apertura e, se la dimensione è nota, inserire direttamente il diametro e la sezione libera. È anche possibile far determinare automaticamente dal software le dimensioni, sulla base delle frazioni di area libera della griglia, solitamente circa l'80%, selezionando l'apposito pulsante. Per l'apertura di areazione le modalità di inserimento sono analoghe, con l'aggiunta di due informazioni: l'eventuale presenza di porte o finestre apribili verso l'esterno e la volumetria del locale di installazione. Selezionando la scheda Schema è possibile visualizzare uno schema indicativo degli oggetti presenti all'interno del locale. Selezionando la scheda Prescrizioni è possibile visualizzare le principali prescrizioni relative alle aperture di areazione e ventilazione. Nella maschera Scelta Scarico occorre indicare, per gli apparecchi selezionati in precedenza, il tipo e le caratteristiche dello scarico di ogni apparecchio. Nello specifico, ipotizziamo entrambi gli scarichi in pressione e con scarico a tetto. Selezionando la scheda Prescrizioni è possibile visualizzare le principali prescrizioni relative allo scarico degli apparecchi installati. Nella maschera Comignoli Terminali occorre indicare la tipologia della copertura, tetto piano o in pendenza. Nel caso di tetto piano con ostacoli con aperture, per determinare l'altezza di sbocco del comignolo occorre indicare l'altezza dell'ostacolo, l'altezza del filo superiore dell'apertura presente sull'ostacolo e la distanza del comignolo dall'ostacolo. Selezionando il pulsante Visualizza schema è possibile vedere uno schema con la visualizzazione grafica delle varie distanze. Nel caso di tetto in pendenza, in funzione della presenza di abbaini e/o lucernari, il software visualizza tutte le distanze che occorre rispettare.
Selezionando il pulsante Visualizza schema, è possibile vedere uno schema con la visualizzazione grafica delle varie distanze. Selezionando la scheda Prescrizioni, è possibile visualizzare le principali prescrizioni relative al comignolo degli apparecchi installati. Selezionando il pulsante Esporta, viene visualizzata una finestra di dialogo in cui scegliere cosa si vuole esportare e successivamente generare un file di testo in formato RTF.